Gabri, oggi dovremo registrare nel Nether e fare, insomma, una sorta di vanilla, no? Molto bene. Va bene, va bene. Iniziamo da qua praticamente. Però adesso prendo il legno. Ok, mi muto un attimo, tu intanto fai tranquillo. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, cioè voi non potete capire cosa io ho potuto fare adesso. Io voglio fare gli scherzi a Gabri lanciandogli il poison. Tipo, lui non vedrà assolutamente niente. Lui non sa. Oh, porca miseria, mi sono poisonato da solo. Oh no, non ci deve vedere, perché se ci vede capisce tutto. Capisce tutto. Ok, perfetto. Mamma mia, no, però mi sono scordato. Sapete cosa faccio adesso? Mi metto in creativo, prendo. Guardate che io posso usare tutto, cioè non è una vera e propria sfida nel Nether. Ci starebbe, scrivetemi intanto se volete fare questa cosa oppure no. Ecco, io mi sto prendendo tutte le cose, no, tranquillamente. Tanto è una sfida, cioè nel senso una sfida per lui più che altro. Vediamo un attimo come se la caverà. Anche una sfida a sopravvivere, insomma, tutto quanto così, no. A farlo sopravvivere soprattutto con le pozioni di veleno che io gli tirerò addosso. Comunque adesso ci sbuttiamo. Ok, perfetto, eccomi qua. Allora, hai preso un po' di legno? Sì, sto prendendo. Molto bene, molto bene. Allora anch'io ho preso un po' di legno, come hai visto tu, ovviamente hai visto solo tu, perché io ho scavato. Sì, sì. Però ho mezzo cuore, sono già quasi morto. No, come hai fatto, Gabri? C'era del veleno. Ma c'era del veleno? Sì. Ma forse perché siamo nel Nether, può essere questa cosa? Io non lo so in realtà. Boh, non lo so, ormai succedono troppe cose strane. Beh, sì, purtroppo ormai vabbè, non ci faccio neanche più caso, tanto ormai ne succedono troppe. Sì, infatti, ormai davvero, cioè non ha più senso nemmeno stare lì a... Oh, porca puzzarda! Ok, sfruttiamo queste cose che se tu cadi non muori. Ah, è vero! È importante questa cosa, dopo tutto, perché se non muori non cadi. Cos'ho detto, vabbè. Cosa? Non lo so, stai sveglio? Sì, sono sveglio. Più sveglio? Sono morto. Perfetto, grande Gabri, grandissimo. Allora, tippati qua, perché ovviamente... Finché non morirò io non sarà detta l'ultima parola, assolutamente. Non sarà detta l'ultima minima parola. Aspetta, faccio una cosa. Cosa vorresti fare? Dimmi un po' tu. Guarda, ok, ho fatto. Ah, hai fatto, molto bravo. Cos'è che hai fatto? Cos'è che avresti fatto? Ho messo il keep inventory. Bravissimo, così almeno se muori, insomma, non succede niente, capito? Sì, però ho visto qualcosa, però non so se era un bug, magari era un bug. Ma cosa stai dicendo? Cioè, ho visto che tiravi la pozione, però mi sa che è un bug, non lo so. sì, ma perché... Ma Gabri, porca miseria, dobbiamo registrare. Cioè, nel senso, non puoi avere tutti sti bug. Succedono tutti adesso. Controllati il PC e poi stai sveglio, ti ho detto di stare sveglio. Sì. Sei morto, dobbiamo cercare tipo quella... Cerchiamo altri biomi, perché non mi piace questo bioma qua. Però io di nuovo mezzo cuore. Porca miseria, ma perché sei così deficiente? Ma cioè, che cos'è che hai, scusami? Ma non è colpa mia. Ma stai... Ah, Gabri, c'è un Enderman. Enderman, no, ammazzami a me, tanto mezzo cuore. Sì, certo, fatto. Mi hai ammazzato te. No, io, quando mai? Cioè, io non avrei mai osato ucciderti. Ok, perfetto. Tippati di nuovo da me. Comunque non dovremmo morire, dovrebbe essere una sorta di prova a non morire. Ma cioè, io sto continuando a morire. Ma perché sei stupido? Io te l'ho detto. Cioè, vabbè, no, scherzo, dai, poverino, non sei così stupido, però... Insomma, devi cercare di concentrarti un attimo, che... Okay. Porca puzzona schifosa, Gabri, stai attento. Adesso muori per davvero, cioè... Di nuovo, muoio di nuovo. Sì. Per la quinta volta. Ma te, allora, scusami un attimo, cosa stai facendo adesso? Niente. Niente, cosa vuol dire niente? Cioè, nel senso, non vuol dire assolutamente niente questo niente. Ma sapete qual è la cosa bella? Che io ho il mio Apple Watch che mi sta dicendo che qualcuno mi sta chiamando, ma non mi interessa perché io sto registrando in questo momento. Ma poveri, li stai ignorando. Assolutamente sì, li sto ignorando, cioè, nel senso, assolutamente. Ah, Gabri. Vediamo un attimo, dove possiamo... No, questo bioma è brutto, non mi piace affatto, cioè, nel senso... No, infatti, che schifo. Allora, tu è color rosso. Devi parlare a voce più alta, deficiente che non sei altro, Gabri. Dai! Ma chiedi così, cosa devo fare? Ok, ora eri giusto. Prima no, ora giusto. Prima no, però era giusto. Gabri! Piglin! Abbiamo un problema, esatto, non c'è l'oro, non abbiamo l'oro. Oh, porca puzzona schifosa, scurreggiona, cagona. Porcozzo, c'era Mona. Ok, bene. Allora, ho fatto la crafting table. Sì, ma sei di nuovo morto. Ma che cazzo? Oh, ehi, ma ti come? Svegli. Ma stai su con la vita, che sei vivo. Sei giovane, nel senso. Non è che stai per morire, no? Ma porca miseria. No. E allora, su con comunque la vita. Comunque non ho più le mie torce. Su con lo cospito di vita. Mannaggia a te. Le torce, ma perché non ce le hai più? È perché ero morto prima.
Sei stupido come al solito. Vabbè, tieniti le torce. Grazie, grazie. Capri, non stai credendo. Ma vedi così, cosa devo fare? Ok. Allora, molto bene. Andiamo giù perché dobbiamo concentrarci un attimo su questo bioma. Ah, ecco, sì, esatto, questa è la... Cos'è questa? La Crimson Forest, giusto? Quanto mi... Ti sei morto davanti, ma sei deficiente. Cioè, io secondo me la deficienza... Adesso ti tipo io, TP Gabriles. Comunque, ragazzi, non sto parlando perché lo vedo che è mutato probabilmente a una serie di problemi non da poco. Sì. Questi problemi si possono capire dopo tutto, no? Perché, insomma, sono problemi che tutti quanti a volte nella vita hanno con i propri genitori. Cioè, dico, con i propri mostri, che non sono genitori. Gabri, ma perché stai di nuovo morendo? Stai attento, c'è la cosa qua, la magma, attento. Me ne vado. Mamma mia, oh, ma ci sei proprio sfortunato oggi. Cioè, vado nella lava direttamente. No, ma non devi morire. Avevo un mezzo cuore. Ancora, ma devi mangiare, mangia. Ma non ho niente. Ma come non hai, dovevi dirlo a me, ho un sacco di cibo io. L'ho ucciso prima. Sì, l'ho ucciso prima, ho trovato prima dei maialini, dei piglin. Forza! Ma nel Nether, sì, vabbè. Sì. Ma nel Nether, certo, ci sono anche nel Nether ovviamente. Dove sei finito? Sto arrivando. Ma tippati da me, mannaggia, che tipo. Tieni, un sacco c'è di... C'è il piglin che ti vuole ammazzare. Ma vieni qua che c'è il cibo. Mannaggia te che non ti prendi. Ma dai, sono morto. Sì, ma sei deficiente, allora, ma io ti uccido con le mie. Allora, scusa, ma sei deficiente, cioè, nel senso, scusa, vai a prendere ste robe, dovrebbe essere una prova. Ma ti ho protetto, ho lanciato il piglin nella. Te lo do io il protetto, ma guarda te. Ok, bene. Allora, comunque, sei morto 30 volte oggi, comunque, non va bene affatto. Cioè, tu dovresti proprio vergognarti perché è una cosa che proprio Gabri mi fai, diciamo, schifo. No, vabbè, non mi fai schifo, però posso prendere... Ma cosa? Sì. Oh, porca puzzola, dai, cosa ho fatto? Cosa è successo? Avete visto un piccolo taglio perché purtroppo è successo un piccolo problema di tasti. Perché i tasti a scelta rapida sono schifosi. Perché dovete sapere, cioè, nel senso, sono dei tasti che a volte se tu premi esplode il PC. Dovrebbe non essere una cosa normale questa qua. E invece succede sempre. Porca puzzona bat. E io ho altro veleno. Ma mi sembra strana questa cosa. Sai che anche a me per un attimo è venuto il veleno. Non so, secondo me saranno queste piante qua del Nether. Sì, ma secondo me saranno le piante del Nether. Assolutamente. Dobbiamo concentrarci però sul fatto che... Oh, porca puzzona schifesa, scurreggiona, cagona. Ma dove siamo andando? Allora, Gabri. Non lo so, io sono morto di nuovo. Ancora, ma dai. Continua a morire. Ma come fai? Ma sei solo tu il coso che muore. Ma guarda, adesso in realtà potremmo trovare qualcosa di strano in questo posto? Magari qualche cosa di nascosto, tipo queste pepite d'oro, le pepite d'oro. Quali? Queste. Ma non dove. Certo che ti stai proprio impegnando però mi tu butto nel morire. Da no. Sì, cioè, proprio. Ma guarda che morire così tante volte è un po' impossibile, cioè te lo sto dicendo. Sì. Ma poi alza la voce! Mannaggia te alla tua voce. Controlla il microfono. Mannaggia te al tuo microfono schifoso scurreggione. Infatti come è di nuovo arrivato il mostro. Ma ragazzi, Non temete. Porca puzzona, ragazzi. Tranquilli, adesso lui non mi vedrà. Io sono nella lava, non mi vedrà. Noi adesso ci allontaneremo e diremo che siamo stati super veloci. Guardate che se riusciremo a fare questa cosa saremo super magici. Anzi, possiamo anche usare la Ender Perlazza. Ok, ho usato la Perlazza Enderazza. Molto buono. Ma cosa vuole sto qua? Ma io sono invincibile. La mera OP, super OP. Porca puzzona, scurreggiona, cagona, marciona, Ok, perfetto. Chissà se si smuterà. Chi lo sa. Guardate che... Comunque giocare qui insieme agli amici è bellissimo. Perché proprio questo è il bello del giocare insieme agli amici. Che a volte si mutano e tu ti innervosisci in una maniera assurda proprio. Assurda, però cerchiamo di trovare un nuovo bioma. Perché proprio questo rosso non è che mi piaccia molto. Dov'è che potremmo andare? Forse da questa parte usiamo questa lava. Tranquilli, se lui ci vede in realtà. Anzi, possiamo anche andare in creativa tanto, ragazzi. Cioè, nel senso, chi se ne frega. Cioè, lui adesso dirà, ma Dunis, ma dove sarai mai andato? Cioè, nel senso, Dunis è proprio strana questa cosa. Cioè, mi sembra proprio strano che tu stia... Vedete. Anzi, posso fare... Non lo so. Perché se ci allontaniamo troppo, poi dopo dice... Cioè, inizia a sospettare, non è che è completamente stupido. Cioè, vabbè, però, insomma, allontanarsi per 30.000 blocchi dal Nether in 2 secondi è un po' complicato. Quindi, secondo me...
Potrebbe sospettare dopo tutto. Però chissà, magari troviamo qualcosa in questo nether pazzurdo? Chi lo sa? Potremmo trovare qualcosa? Oppure potremmo non trovare niente, chi lo sa? Potremmo trovare qualcosa o niente, ragazzi. Però, ho trovato un qualcosa qua. Oh, una struttura nederoschia. Sì, mi sa che è la struttura nederoschia pazzoschia. Scagososchia. Comunque Gabri è proprio un loser. Cioè, loser. Ma è ancora mutato, ma è deficiente. Gabri, smutanzio, forza. Che non abbiamo tutto il tempo da perdere. Sì, eccomi. Ma dove sei finito, stupido smutanzio? Sono dov'ero. Guarda che io mi sono allontanato di un bel po', sai? Ah, sì? Sì. Arrivo, sì. Eccomi. Come, ecco, dove sei finito, scusa? Cioè, nel senso, chi ti ha dato? Mi ero tippato. Ancora? Ma non dovresti tipparti, schifoso puzzone scurreggione. Ah, scusami, pensavo che dovevo. Mamma Eccoti. Mia. Sì, ciao. Allora, praticamente, vabbè, tippati di nuovo, dai, perché sennò non arrivi più. Ho trovato questa struttura molto bella, vedi? E adesso potremmo andare attenzione, stavo per morire. Io sono caduto. Sì, ma sei proprio deficiente, cioè nel senso. Allora, cioè, ti stai proprio impegnando nel morire, dimmelo. Che ti stai impegnando. Allora, qua possiamo trovare, non lo so, qualcosa tipo l'oro. L'oro, questo è buono, l'oro. Perché se troviamo. Esatto, abbiamo trovato l'oro. Oppure possiamo trovare altro, tipo. Non lo so, altre cose. Forza, vieni sotto. Se arrivo, però ci muoio. Confermo. Non arrivare affatto. Ormai. TP Gabriles. Gabri, sei coglione. No, vabbè, io ti ho. Gabri. Cioè, io veramente, ma. Poi dopo, ragazzi, ride. Perché sa che ha fatto tutto male. Lo sa. Guardate, io non voglio più registrare con lui. Io da domani in poi non ci sarà più Gabri nel canale. Non lo vedrete mai più. Sarà scomparso dalla faccia del canale. E lo uccido su Minecraft. Quindi fai il tuo ultimo saluto, Gabri. Ma no. Ciao, forza. Ciao. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.